Direttore Noschese, commentiamo questa sconfitta qui sul campo del Santa Maria, una sconfitta che arriva dopo una prova buona della squadra, una partita comunque condizionata da decisioni arbitrali che hanno inciso sul risultato finale. Poi due occasioni costruite dal Santa Maria, due gol, la reazione nel finale poi non è bastata. Sì, purtroppo la gara ha preso una svolta negativa nonostante stessimo gestendo bene il campo. Avevamo avuto diverse occasioni all'inizio del secondo tempo che volevamo portarci in vantaggio, ma la poca cattiveria in fase realizzativa ancora una volta ci ha condannato. Poi è normale che sulla prima disattenzione prendiamo gol. A quel punto la gara poi si mette sul binario sbagliato e ci costringe a rincorrere. È stata una gara dove appunto il Baronissi ha espresso un gioco costruito di manovra. Si è costruito tanto, si è arrivati fino al limite, si sono costruite azioni da gol, poi è mancata la finalizzazione ed è un problema che la squadra porta avanti già dalla domenica scorsa. Questo è un problema purtroppo che ci portiamo dal girone d'andata. Nonostante abbiamo cercato di migliorare qualcosina durante il mercato di dicembre, ad oggi non siamo ancora riusciti a concretizzare quello che noi riusciamo a creare durante le partite. E purtroppo in queste categorie, se non concretizzi le 3-4 occasioni che crei, poi alla fine vieni punito giustamente in modo dall'avversario. Mister, commentiamo una sconfitta qui sul campo del Santa Maria, una sconfitta che sotto alcuni aspetti riprende quella che è stata la sconfitta interna con l'Agropoli, una squadra che comunque ha costruito gioco, ha sicuramente mostrato più carattere e più costruzione rispetto alla partita scorsa, una partita comunque decisa da degli episodi, perché il Santa Maria è andata in rete con le uniche due occasioni costruite, poi alla fine la reazione non è bastata. No, hai detto bene, forse abbiamo dato continuità a quello che è stato il risultato di sabato scorso, paradossalmente. Però oggi non ho tanto da rimproverare perché veramente i ragazzi hanno fatto una prova egregia su un campo ostico. Abbiamo fatto noi la partita, purtroppo quando non la sblocchi, adesso è un periodo che ci gira così, alla minima disattenzione, alla minima palla gol della squadra avversaria, subiamo gol e poi dopo. Ovviamente, avendo avuto un'intensità, un ritmo del genere, tende addirittura gol dopo che avresti dovuto passare in vantaggio, cala un po', diciamo, la concentrazione, la cattiveria, la fame. Dobbiamo reagire in questo momento, dobbiamo pensare già mercoledì, fortunatamente si gioca subito per recuperare questi punti persi per strada.